Giulia non soffre di particolari problematiche psicofisiche. Alessandro Impagnatiello, ex barman, aveva pronunciato questa frase nella notte del 29 maggio 2023, quando si presentò ai carabinieri per denunciare la scomparsa della sua compagna, Giulia Tramontano. Successivamente, cercando di giustificare un possibile suicidio della donna, cambiò versione dicendo che Giulia aveva una personalità borderline e soffriva di depressione. I tentativi di depistaggio vennero smascherati rapidamente quando emerse la verità. La giovane donna, incinta al settimo mese, era stata massacrata con 37 coltellate proprio da Impagnatiello nella loro casa a Senago, Milano. Si scoprì anche che l'ex barman aveva tentato di avvelenare la compagna con il topicida già dal dicembre del 2022 e, dopo l'omicidio, aveva cercato per 3 volte di bruciare il corpo. Attualmente l'uomo è a processo per omicidio pluriaggravato. Al centro del dibattimento non sono tanto le condizioni psicofisiche di Giulia, che aveva scoperto i tradimenti di Impagnatiello prima di essere uccisa, quanto quelle dello stesso imputato. Ora è lui che, nel tentativo di evitare la condanna all'ergastolo, cerca di far credere di aver agito in un momento di buio e quindi senza premeditare il delitto. Per verificare le sue reali condizioni mentali, durante l'ultima udienza la Corte d'Assise di Milano ha incaricato lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca di eseguire una perizia psichiatrica sul 32enne. L'esame è stato fatto l'11 luglio scorso. I periti hanno accertato se Impagnatiello fosse capace di intendere e volere al momento del delitto o se la sua capacità fosse in qualche modo compromessa. In caso di esito positivo, dovranno valutare anche la sua eventuale pericolosità sociale. Il termine stabilito è di 90 giorni e la relazione dovrà essere depositata entro il 15 ottobre. La procura ha designato la psichiatra forense Ilaria Rossetti come consulente, mentre l'avvocato di parte civile Giovanni Cacciapuoti ha incaricato gli psichiatri Salvatore De Feo e Diana Galletta. Gli avvocati Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, difensori di Impagnatiello, non hanno invece nominato consulenti. La difesa ha già presentato una consulenza secondo cui l'ex barman soffre di un disturbo della personalità di tipo paranoide con tratti narcisistici. Secondo questa relazione, il disturbo paranoide e narcisistico avrebbe spinto Impagnatiello a nutrire un forte odio verso Giulia, vista come causa di tutti i suoi problemi, provocando un cortocircuito nella sua mente la sera del delitto. Dopo aver scoperto i tradimenti del compagno, Giulia Tramontano era entrata in contatto con l'amante dell'uomo, la collega di lavoro Allegra. Le due donne si erano addirittura incontrate poche ore prima dell'omicidio. Secondo il consulente della difesa, Raniero Rossetti, il fatto che Giulia e Allegra si fossero conosciute, avessero parlato e si fossero coalizzate contro Impagnatiello, nonché il fatto che non fosse più lui a controllare le mosse nella sua vita, ma fossero le due donne a farlo, avrebbe inflitto a Impagnatiello una ferita narcisistica irreparabile e incurabile. Lo psichiatra Rossetti ha scritto: «Per non soccombere al trauma, le sue difese psichiche si sono organizzate per trovare una colpevole delle sue disgrazie di maschio sputtanato e ridicolizzato. Da qui l'esecuzione omicidiaria efferata e crudele, dominata dall'odio distruttivo nei confronti di Giulia, verso la quale Impagnatiello si sarebbe comportato fino allo smascheramento traumatico del 27 maggio con sensibilità e attenzione amorosa». Secondo i risultati dei test sulla personalità condotti da Raniero Rossetti, il disturbo paranoide con tratti narcisistici attribuito a Impagnatiello sarebbe rimasto latente per anni, ovvero presente ma non evidente agli occhi esterni. Questa condizione si sarebbe manifestata in modo impercettibile anche durante la gravidanza della sua prima compagna, quando Impagnatiello aveva 22 anni e dalla quale è nato un figlio ora di 8 anni. Successivamente, mentre lavorava come barman presso l'Armani Café, un locale prestigioso e di moda a Milano, il suo ego avrebbe continuato a crescere fino a raggiungere il culmine di narcisismo con la conquista della giovane collega appena arrivata. I test svolti recentemente da un'altra consulente della difesa, la psicologa clinica Silvana Branciforti,
hanno concluso che questi disturbi non sono associati alla depressione, né all'ansia o a variazioni dell'umore, ma piuttosto a una forma di psicosi. Questo solleva una domanda spontanea. Gli elevati punteggi correlati a impulsività, comportamenti aggressivi, irritabilità e scarsa tolleranza alla frustrazione descritti sono compatibili o meno con l'incapacità di intendere e volere al momento dell'omicidio? La stessa consulente della difesa ha dichiarato: pur avendo il disturbo paranoide e il senso distorto della realtà, riesce comunque a pensare lucidamente. Secondo i consulenti della parte civile, essere narcisisti non implica automaticamente l'incapacità di intendere e volere. Soprattutto nel contesto del processo e delle eventuali aggravanti, questo non esclude la capacità di premeditare un omicidio o di nascondere le prove. L'ultima parola sarà della perizia. L'udienza è fissata per il 21 ottobre, mentre la discussione e la sentenza sono attese per il 28 ottobre e il 4 novembre prossimi.